Io non vi farò una lezione sulla progettazione, costruzione e manutenzione dei ponti. La lascio a colleghi più preparati di me in questa specifica disciplina. Io cercherò di dire come le tipologie dei ponti siano rimaste le stesse dall'origine dell'uomo ai tempi nostri, ovviamente con degli esempi, e vi racconterò poi alcune storie di ponti che mi hanno particolarmente colpito. Per i sentimenti che hanno evocato e che in passato e che evocano ancora. In questa figura sono illustrate le tipologie alla quale tutti i ponti, antichi e moderni, possono essere ricondotti. Il trilite è composto da travi orizzontali in flesse sostenute da colonne verticali compresse. Rappresenta la semplicità. Preferita da Renzo Piano per il progetto del nuovo ponte sul Polcevera a Genova. Poi c'è l'arco. L'arco sfrutta la compressione nel materiale, permette di superare distanze ben maggiori del trilite. Il ponte Chao Tian Men sul fiume Azzurro ha 552 metri di luce ed è oggi il più lungo ponte ad arco nel mondo. Ponte sospeso, sfruttazione dei cavi portanti. Consente luci ben maggiori dell'arco. Aicchio ha una campata centrale lunga 1991 metri. Mi sono sempre chiesto perché l'hanno fatta di 9 metri meno di 2000. Ed è da 20 anni il ponte sospeso più lungo. Poi c'è il ponte strallato, che è una variante recente. Particolarmente popolare del ponte sospeso. È caratterizzato da un ordito di funi rettilinee, consente luce tra i 200 e i 1000 metri, grosso modo. Qui, nella quarta fotografia, c'è il ponte di Millau in Francia, aperto al traffico 15 anni fa. È uno dei ponti più alti al mondo e spesso è immerso nelle nuvole. Uno dei suoi piloni è alto 17 metri di più della Tour Eiffel, cioè è alto quasi 350 metri. Ecco, vediamo come queste tipologie si sono nel mondo nel tempo. Il trilite era certo conosciuto dalle civiltà preistoriche, come dimostra il sito megalitico di Stonehenge, databile tra il 3000 e il 1500 a.C., oppure il contemporaneo ipogeo di Al Safieni, che è una struttura sotterranea scavata tra il 3600 e il 2500 a Paola nell'isola di Malta. Voi mi direte: ma questi non sono ponti? Sì, è vero che non sono ponti, se non altro quella di Malta è un. Fino a quando l'uomo usò il legno per le travi, i ponti, i triliti, a trilite, non davano garanzie di durare nel tempo. Forse la più antica testimonianza di un ponte costituito da travi in legno poggiate su muri di pietra il ponte Inca a Machu Picchu. Poi arrivò l'acciaio nei primi decenni del 1800. Nel 1826 risale la costruzione del Britannia Bridge, un enorme cassone di acciaio, la trave, nel quale correva addirittura la ferrovia, sostenuto dai pilastri che sono dei piloni in pietra. E nella seconda metà del secolo scorso arrivarono il calcestruzzo armato precompresso, la prefabbricazione, le grandi travi saldate in acciaio. Lo schema trilite divenne competitivo fino all'uscita di un centinaio di metri, come testimoniato dai tanti ponti autostradali e ferroviari che percorriamo tutti i giorni e il ponte del Polcevera appena costruito. Anche l'arco le sue radici nel lontano passato. Il ponte di Kazarma in Grecia è uno dei più antichi ponti ad arco sopravvissuti e tuttora utilizzati. Risale al 1300 a.C. È un progenitore dell'arco realizzato nel tipico stile miceneo delle pietre ciclopiche. È lungo 22 metri il ponte, largo 5,60 alla base e 2,50 m è la larghezza della strada che lo percorre. È alto 4 metri. Il ponte di Treviri fu costruito in epoca imperiale romana sulle fondamenta di un ponte attraverso il fiume Mosella ed è il più vecchio ponte ancora in uso nell'intera Germania. È
è un esempio che ho scelto a caso degli innevorevoli ponti costruiti dai Romani, che fecero evolvere l'arco etrusco per costruire ponti ed acquedotti. E passiamo in Oriente. In Cina la tecnica di costruzione dell'arco è simile a quella del Romana. Il ponte di Zhao Zhou fu costruito nel 600 d.C., nel sud della provincia dell'Hebei. Viceversa, la civiltà Khmer, dall'800 al 1400 d.C. in Cambogia, Laos e Vietnam, inventò il falso arco. E il ponte Spian Phraptos fu costruito nel XII per permettere la realizzazione della strada reale che univa Angkor a Bang Mealea. Il falso arco era costruito appoggiando successivamente le pietre una sopra l'altra e facendo le quelle sovrastanti sempre più verso il centro. Vedete anche un particolare quarta figura di questa slide. Il perché di questo? Beh, la diversità dell'arco Khmer da quello romano dipende dai materiali a disposizione. I romani avevano pietre o mattoni, materiali resistenti a compressione. Avevano intuito quello che gli strutturisti chiamano la curva delle pressioni. In Cambogia, Vietnam e Laos, i Khmer avevano a disposizione arenarie e laterite, materiali facilmente lavorabili, ma friabili e poco resistenti. E il falso è un susseguirsi di pietre orizzontali sfalsate con le superfici a contatto che venivano levigate strofinandole una con l'altra e poi incollate con un mastice estratto da un albero, mastice che era una specie di vinavilla naturale. E alla fine del 1800 l'acciaio entra anche qui nella costruzione dei ponti ad arco. Il viadotto del Karabì fu progettato e costruito nel 1880, che pochi anni prima aveva realizzato come impresa Eiffel il ponte Maria Pia a Porto in Portogallo. El Gabarì ispirò il ponte San Michele a Paderno, inaugurato una decina d'anni dopo. Teniamo i tempi nostri, il ponte Lupu attraverso il fiume principale di Shanghai. Fu inaugurato nel 2003 con una luce di 550 metri. Fu criticato per il suo costo, ben superiore a quello di una soluzione strallata. I locali giustificarono la scelta col fatto che a Shanghai esistevano già diversi ponti strallati, mentre il ponte Lupo sarebbe diventato unico e famoso per essere il ponte d'arco più lungo del mondo. Furono decisamente sfortunati, perché purtroppo per loro il record durò soltanto 6 anni e venne superato per soli 2 metri dal ponte Chiamen, il fiume azzurro che vi ho mostrato prima. Passiamo al ponte sospeso. Come il trilite e l'arco, anche il ponte sospeso nasce in tempi antichissimi, costruito con eoliani. Il ponte Kekshovaka è l'ultimo ponte Inca rimasto ai nostri giorni. Le sue funi portanti sono costituite da corde fatte di erba intrecciata. Anche se nelle vicinanze c'è un ponte moderno, gli abitanti della regione rinnovano il ponte ogni anno, a giugno. I gruppi familiari preparano corde di erba e altri preparano tappeti per l'impalcato. E la ricostruzione è uno sforzo comune di tutto il villaggio. Nei tempi antichi, la ricostruzione del ponte che avveniva ogni anno era una forma di tassazione. Oggi gli abitanti mantengono la tradizione per onorare i loro antenati e la madre terra. La serie dei ponti sul fiume Kavalì in Costa d'Avorio sono costituiti con liane e sono considerati sacri dalla popolazione, gli Yakuba. Secondo la leggenda, gli abitanti impiegavano una settimana per raccogliere le liane necessarie e poi in una sola notte lo spirito costruiva il ponte. Lo sacro, e ancora oggi bisogna percorrerlo scalzi e senza masticare il chewing gum. Ma il ponte più strano e più intelligente, se volete, è il ponte a due livelli di Cherrapunji in India, al confine con il Bangladesh. La regione è il posto più umide del mondo, riceve in media 12 metri di pioggia all'anno. Per secoli la tribù Kasi, che l'abitava, ha costruito ponti di bambù per attraversare i ruscelli della zona,
ma le strutture a sopportare i forti monsoni marcivano e si spezzavano, lasciando gli abitanti delle città vicini bloccati. Circa 200 anni fa divenne a qualcuno dei casi un'idea formidabile. I casi smisero di tagliare le radici degli alberi di caucciù che uscivano dalle sponde dei ruscelli. Iniziarono a sviluppare in maniera abnorme, le intrecciavano mentre crescevano. Nella sponda opposta. Ci voleva 10-15 anni per costruire il ponte, però dopo 15 anni le radici entravano in funzione, si robustivano con il tempo, non avevano bisogno di manutenzione o di ricostruzione. E nella slide vedete un ponte a due livelli, praticamente pieno di persone, resistentissimo. In epoca un po' più moderna, in epoca e in zone diverse, il ponte reale, un ponte sospeso sul fiume Garigliano, fu costruito nel 1830. Fu il primo ponte sospeso a catenaria di ferro realizzato in Italia. Fu un esempio di architettura industriale del Regno delle Due Sicilie, che dal punto di vista tecnico-costruttivo era per quei tempi all'avanguardia in Europa. Il ponte di Brooklyn, che fu completato nel 1883 su progetto dell'ingegnere tedesco Roebling, la sua luce di quasi 500 metri per lungo tempo caratterizzò come il ponte più lungo dal mondo. E infine vi presento il ponte sul fiume Yangtze a Wuhan, tristemente famoso per altre ragioni. Fu aperto al traffico nel 2019, cioè praticamente un anno fa. Con i suoi 1700 metri di luce, secondo soltanto alla Kashikaikyo. La caratteristica che lo rende unico è il doppio impalcato percorribile, la via superiore a 6 carreggiate per autoveicoli oltre 2 marciapiedi, la via inferiore a 4 carreggiate per veicoli a motore, 2 per veicoli non a motore, biciclette e carretti, e 2 marciapiedi per i pedoni. I primi ponti strallati sono relativamente recenti, risalgono agli anni 50 ed ebbero un eccezionale successo. Il ponte all'Indiano a Firenze fu realizzato tra il 72 e il 78, ha una luce di 200 metri, ma in acciaio, e fu uno dei primi ponti strallati realizzati nel mondo. Il ponte strallato di Piacenza consente alla ferrovia ad alta velocità Milano-Bologna di attraversare il Po. Ha una campata centrale di quasi 200 metri, due campate laterali di 100 metri, l'impalcato in cemento armato precompresso. Il ponte dell'isola Ruškij nei pressi di Vladivostok è stato inaugurato nel 2012, ha una campata centrale lunga 1100 metri, detiene ancora oggi il primato del ponte strallato più lungo del mondo. Deve resistere a condizioni. Le temperature variano da meno 30 a più 30 a più 40. Le formazioni di ghiaccio d'inverno raggiungono uno spessore di 40 cm. Il ponte di Beibeiyang, ovviamente in Cina, costituisce un esempio di come un ponte possa modificare la vita. La città di Dugue, nella provincia di Guizhou, e la città di Puli, nello Yunnan, erano divise da una gola profonda nella quale scorre il fiume. Bisognava attraversare 3 montagne, percorrere 40 chilometri in 5 ore per passare da una cittadina all'altra. Basta un'ora di auto. Poi vi faccio vedere ancora due ponti, il ponte San Francisco Paola a Cosenza, che come vari altri ponti in Italia è stato progettato dall'architetto Santiago Calatrava, è lungo 104 metri. E costituisce un esempio di ponte monumento, nel quale la ricerca della diversità prevale sul costo. Il ponte Yavuz Sultan Selim ha uno schema statico invece del tutto attivo. Non si sa bene se è un ponte strallato o un ponte sospeso. È composto da cavi portanti a catenaria, tipico del ponte sospeso, e da cavi rettilinei ad arpa, tipiche della tipologia strallata. Fu inaugurato 4 anni fa, è il terzo tra i ponti sul Bosforo che collegano l'Europa con l'Asia. Ha una luce di 1400 metri e vi passano 8 corsie
laterali e due binari. Ecco, finita questa carrellata nel tempo, cercherò soltanto adesso di incuriosirvi. Ad ognuna di queste storie che vi racconterò si potrebbe dedicare un'intera conferenza. La prima storia che vi racconto è quella dei ponti del diavolo. Sia nel Vangelo di Marco che in quello di Matteo è riportata l'affermazione di Gesù Cristo: l'uomo non è ciò che Dio con Gesù Cristo si rivolgeva ovviamente al matrimonio. Nell'immaginario collettivo del Medioevo, in cui le interpretazioni dei Vangeli erano abbastanza vaghe, valeva anche l'affermazione duale: l'uomo non doveva congiungere i luoghi che Dio aveva creato separati. E quindi il ponte rappresentava un peccato, doveva essere opera del diavolo. Era utile all'uomo, come tanti peccati d'altronde. Così ancora centinaia di ponti sparsi in varie parti del mondo, soprattutto in Europa, ma anche tranne l'Asia, diciamo molti sono in America centrale e meridionale, sono denominati i ponti del diavolo, caratterizzati da leggende popolari che attribuiscono al diavolo la loro costruzione. Un diavolo che era bravo come costruttore, stupido come imprenditore, perché si faceva imbrogliare dall'uomo nella pattuizione e nel versamento del pagamento. Vediamone alcuni. Il ponte sul Serchio a Borgo della contessa Matilde di Canossa a cavallo tra l'undicesimo e dodicesimo secolo e poi fu rifatto da Castruccio Castracani, signore di Lucca, all'inizio del XIV secolo. Secondo una delle tante leggende che lo circondano, il maligno contattò San Colombano promettendogli di costruire il ponte in una notte, compenso del primo essere mortale che lo avrebbe attraversato. E il santo accettò. E nella notte il diavolo convocò vari diavoletti che lo aiutarono nell'opera muraria, reggendo le volte del ponte. Ma siccome i diavoletti avevano altezze diverse, varie arcate del ponte uscirono di dimensioni variabili. Al mattino il diavolo si appostò all'estremità del ponte per esigere il suo compenso, ma San Colombano gli mandò un cagnetto. Il diavolo, turlupinato, se ne tornò all'inferno non prima di aver sferrato un calcio al suo manufatto, che da allora è sghembo. E proprio sotto le mentite spoglie del cane, il diavolo, nelle ultime sere di ottobre, si aggirerebbe ancora sul ponte in cerca nell'anima di un passante. Di San Colombano si mette un ignoto capomastro. La stessa leggenda si racconta a distanza di 500 anni per il ponte di Rakosbrücke sul parco di Cromlau in Germania. Fu terminato nel 1860 ed è famoso per il cerchio perfetto che descrive con il suo riflesso nell'acqua. Il ponte di Kirby in Gran Bretagna fu edificato nel 1300 per consentire l'attraversamento del fiume Lune a una donna anziana e al suo gregge. Ella chiese al diavolo di costruire un ponte, Satana accettò, chiese al solito l'anima della prima creatura che lo attraversasse, la vecchia signora gettò del pane sul ponte e il cane, sempre un cane, corse a prenderlo. Il diavolo è dedicato il Devil Bridge nell'area di Sedona della foresta naturale di Conconino in Arizona. In questo caso il diavolo, più che una squadra di diavoletti, deve aver usato il vento e l'erosione conseguente per costruire il ponte. Un ponte del diavolo ancora in vita, il ponte Martorelli in Catalogna, fu edificato nel 10 avanti Cristo per permettere il passaggio della via Augusta e rimase l'unico ponte sul fiume Lobregate fino al XIV secolo. La versione attuale risale al 1283. Fu fatto saltare nel 1939 durante la guerra civile e fu ricostruito recuperando e riutilizzando le pietre originali. Ma qui una donna anziana, stanca di attraversare il fiume e di restare bagnata e infreddolita, chiese al diavolo di costruire un ponte e qui Satana, invece di un cane, fu ripagato, secondo la leggenda, da un gatto nero. Più articolata è la storia dei ponti del diavolo di Andermatt nella strada del Gottardo, che sono addirittura due.
Per attraversare la gola fu costruita nel 1220 una passerella in legno lunga 60 metri sostenuta da catene. Alla fine del 500 la passerella fu sostituita da un primo ponte in pietra, di cui oggi sono visibili le fondazioni. E poi un secondo ponte, sempre in pietra, fu costruito nel 1800. E poi un terzo ponte invece fu costruito negli anni 50 dall'uomo e non dal diavolo. La leggenda racconta che il costruttore del primo ponte e del secondo ponte furono il diavolo, al solito ingannati dal popolo, che dopo aver promesso come compenso l'anima del primo ponte, questa volta fecero passare sul ponte, spinsero sul ponte un caprone. Il diavolo si arrabbiò molto, invece di tirare un calcio al ponte, afferrò un enorme masso per scagliarlo contro il ponte, ma comparve una fanciulla che depose una pesante croce sopra il masso. Gli cambiò il peso e invece di colpire il ponte, il masso rotolò a valle. E nel terzo ponte l'uomo dipinse sulla facciata del tunnel di accesso per ricordare queste leggende. Passo a un'altra storia. La storia del ponte dell'Accademia a Venezia anticipa vicende che oggi si svolgono con una certa frequenza. All'inizio degli 800 c'erano i velieri con i loro lunghi alberi che lungo il Canal Grande si allineavano i magazzini dei mercanti, magazzini che rendevano ben poco ai loro proprietari che volevano rivalutare. Allora i proprietari volevano chiudere il Canal Grande, cioè il centro di Venezia. I mercanti avrebbero forse accettato un ponte perché, purché fosse ben lontano dalle bocche del canale, perché volevano mantenere i loro magazzini lungo il Canal Grande. I gondolieri ovviamente non volevano il ponte perché perdevano il lavoro. I progetti e i relativi ricorsi agli equivalenti dei TAR e dei consigli di Stato attuali durarono 30 anni. E il ponte andava avanti e indietro a seconda di chi vinceva tra il sito dell'Accademia e il sito del Giglio. Il problema venne risolto a metà del 1800 in maniera brillantissima. Nacque il vapore, scomparvero i velieri e così si eliminò il problema. Si rimisero soltanto i gondolieri, ovviamente. Ma che ponte fare? In attesa di un progetto, si accettò la soluzione proposta da Neville, un impresario che costruiva ponti in ferro in giro per l'Europa. In 3 anni fu costruito un ponte, brutto e ballerino, che mai piacque ai veneziani. Dopodiché le decisioni politiche mantennero il perfetto parallelismo tra le promesse di un ponte definitivo mai costruito e la presenza di un ponte provvisorio sempre esistito. Guardiamo le date della figura. Nel 1928 viene bandito un concorso per il ponte e c'è anche un vincitore, l'architetto Torres, ma intanto si commissiona all'ingegner Miozzi, capo del genio civile di Venezia, una passerella in legno che venne ultimata e inaugurata nel 1933. La passerella resiste 15 anni, viene rifatta con archi in ferro collegate da diagonali e montanti in legno, che resiste fino al 1984, quando durante un carnevale comincia a ondeggiare paurosamente. La gente scappa, il ponte viene chiuso. Subito in comune un concorso per la progettazione del ponte definitivo e nel frattempo il rifacimento in acciaio del ponte da ricoprire in legno per apparire identico al ponte del Miozzi. Ma il legno di rivestimento dell'impalcato senza manutenzione comincia a degradarsi dopo 15 anni. Nel 2009 si bandisce un altro concorso per il ponte definitivo. Nel 2011 viene proposto un ponte in acciaio, ferro e vetro e parallelamente si appalta il restauro del ponte provvisorio. Chissà come andrà a finire questa storia, come tante in Italia. Un'altra storia
riguarda un attraversamento almeno 100 volte più grande del Ponte Accademia. Vediamo nella cronologia. Sopra i flutti o sotto i flutti, la Sicilia si è unita al continente, disse il presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli nel 1876. Beh, no, dibattiti, no, sì, come si fa, eccetera, si arriva a un certo consenso per cui nel 1969, cioè 90 anni dopo Zanardelli, si bandisce un concorso internazionale per le idee, di idee. Dal 70 al 90 viene promossa una legge attuativa e si passa alla scelta della soluzione dopo dibattiti tecnici infiniti. Nel 91 viene scelta il ponte a campata unica. Dal 91 al 2000 il progetto di massima del ponte a campata unica e subito dopo, fino al 2004, la definizione del processo di progettazione di concorso appalto e 2 anni la scelta degli appaltatori e la firma del contratto per la realizzazione del ponte. Ma nel 2006 ci sono nuove elezioni politiche, cambia la maggioranza e c'è il fermo del progetto. Ma nel 2008 ci sono nuove elezioni politiche, si rifinanzia il tutto e si riavvia il progetto. Dal 2010 al 2011 viene consegnato e approvato il progetto definitivo del ponte pronto per partire. Nel 2012 la messa in liquidazione della società concessionaria Stretto di Messina. In fondo adesso noi abbiamo un ponte di carte. Lungo circa 3 chilometri, ho fatto il conto, sono 9.000 elaborati quelli del progetto definitivo, elaborati tecnici si intende. Ma chi sono i nemici delle varie soluzioni? Beh, la navigazione, le correnti, terremoti, le faglie nel fondo del mare che sono presenti, il vento, traffico ferroviario che non può... che limita la pendenza della pendenza dell'incendio, il terrorismo. Durante il concorso nel 70 furono presentate 4 tipologie sostanzialmente di attraversamento. Il ponte strallato, che aveva come nemici principali la navigazione, se una nave va a sbattere quando lo Stretto di Messina è molto un moto ondoso molto forte, può essere un incidente frequente. Le correnti, il sisma e le faglie. Ci fu la proposta del tunnel in subalveo, che deve lottare con le correnti, col traffico ferroviario, con l'incidentalismo, trattandosi di un tunnel lungo 3 km immerso nel mare. Si potrebbe fare una galleria sul fondo del mare come quella della Manica, però, a parte le faglie, il traffico ferroviario e l'incendio, fare una galleria di 50 km per attraversare 3 km di mare sembra un pochino eccessivo. E poi c'è il ponte sospeso a campata unica che deve combattere soltanto contro il vento. Non ha altri nemici forti. E così nacque il progetto del ponte a campata unica, un ponte strallato di 3.300 metri che se lo paragonate alla Cascica Ico realizzato 19 anni fa, è praticamente un ponte che ha una lunghezza di 1,6 volte la Cascica Ico. E i problemi vanno dal quadrato al cubo in queste cose. È chiaro che sostanzialmente l'ordine delle problematiche da risolvere per realizzare un ponte di questo genere è 4 volte quello della Cascica Ico, cioè passare da 3.300 metri da 2.000 metri a 3.360 equivale a moltiplicare per 4 i problemi da affrontare. Qual è l'idea innovativa? L'idea innovativa è quella di aver fatto un impalcato aerodinamico
composto da tre cassoni separati in cui può infilarsi. Con tutte le prove che sono state fatte, stabilizza nel vento, vince il nemico, perché in un certo senso è il nemico stesso a stabilizzare il ponte. È un'idea che ha avuto un grandissimo successo in giro per il mondo, altre la stanno copiando tranquillamente, adesso con la crisi economica ci stanno andando un po' piano, ma è certo da giurarci che questa idea tutta italiana sostanzialmente verrà fatta per prima in altri posti del mondo. La larghezza del ponte di 60 porta 4 corsie autostradali e 2 linee ferroviarie. E il ponte ha dei piloni alti 400 metri. Si potrebbe costruire in 20-25 anni per un costo stimato uguale più o meno di 4 miliardi e mezzo per il ponte. Opere di miglioramento dei territori, le famose opere di compensazione che in Italia sempre vengono fatte per compensare i territori che vengono inizialmente devastati dalle grandi opere pubbliche, pensiamo ad esempio anche all'alta velocità. E così anche qua, come al ponte di Accademia, si dirà chi vivrà, vedrà. Io certamente 30 anni. Non vedrò sicuramente, non dico la fine, che l'inizio probabilmente di questa costruzione. La penultima storia che vi racconto è quella del ponte sul Polcevera. Si è parlato tanto anche sui giornali, è un ponte innovativo, un ponte non innovativo, è un ponte strallato, è un ponte non è strallato, e che cos'è? Ma io credo che ho sempre pensato che innovare è anche applicare idee vecchie a materiali nuovi. In fondo l'idea statica del ponte, che è un mezzo strallato e un mezzo trilite, quindi è un ponte, nacque nel 1890 nella testa di John Fowler e Sir Benjamin Baker, quando progettarono il Force Bridge, il primo dei ponti sul Force, e che convinsero tutti che il loro schema era valido, poi fu copiato da tanti in tanti altri ponti, perché con questa dimostrazione sperimentale estremamente semplice, in cui mostra che due persone tengono un puntone e inclinato le braccia e dai due punti c'è una trave che si appoggia a questi punti, possa portare tranquillamente un uomo seduto. Il ponte, se lo guardate sotto, il ponte di Morandi praticamente è molto molto simile come tipologia statica al primo ponte sul Forth. È un'idea vecchia applicata al materiale nuovo, cioè al compresso. Il ponte Morandi non è un caso solitario, il crollo del ponte Morandi non è un caso solitario. Sarò forse accusato di disfattismo o di catastrofismo, ma nel mondo si stima che siano crollati più di 1.000 ponti negli ultimi 10 anni. Poi, se ci pensate, sono 2 alla settimana. Ovviamente nel mondo, non in Italia. L'Italia ha un piccolo contributo a questa situazione, così come. E cosa succede? Cosa sta succedendo nel mondo per questi poveri ponti? Vedete, in tutte le strutture, non soltanto nei ponti, bisogna saper valutare i segni premonitori. Per evitare i collassi bisogna prendersi carico dei segni premonitori, perché ogni costruzione, tranne quelle
molto molto fragili, direi quasi come il vetro, manifestano uno stato di sofferenza prima di crollare, così come una qualsiasi persona mostra uno stato di sofferenza prima di morire. Ed è anche chiaro che quelle che noi chiamiamo strutture ridondanti, cioè che sostanzialmente sono definite come quelle strutture in cui la rottura da qualche parte non fa crollare il ponte, rende più evidente i segni premonitori. Ecco, allora, una struttura come quella del Morandi, in effetti, non è ridondante. Basta che si rompa un appoggio della trave centrale e la struttura casca. Basta che si rompa uno strallo e la struttura collassa. Ben più ridondante è un ponte sospeso in cui ci sono tanti pendini che sostengono le travi e se si rompe un pendino, questa è una condizione di progetto la rottura di un pendino. Il ponte non deve crollare e manifesterà una deformazione dell'impalcato. E le funi portanti non sono una fune. Una fune fatta di tante fune, è un colosso di fune fatta da tanti funi che sono a loro volta fatte da tanti trefoli. E quindi se si spacca una dei componenti della fune portante, questo lo si vede attraverso la deformazione dell'impalcato. Il ponte strallato, ma se si rompe un tirante degli stralli, ce ne sono talmente tanti, si vedrà una deformazione, ma chiunque è in grado di vederlo, anche uno stradino. Ecco, nel ponte Morandi, certamente trovare che le fessurazioni da qualche parte degli stralli oppure agli appoggi della trave erano pericolose, che avrebbero portato al collasso, certamente era più difficile. Anche se, e questo bisogna riconoscerlo, il ponte Morandi un segno premonitore evidente l'aveva già dato, tanto che nel 1990 si era passati a rifare o rinforzare il pilone verso est del ponte perché c'era l'ammaloramento del tirante precompresso che componeva lo strato. Questa è la storia. Se noi non cogliamo i segni premonitori che tutti i ponti, nel bene o nel male, in tutto il mondo fanno vedere dopo 50 anni dalla loro costruzione e non ne valutiamo l'importanza, e beh, a questo punto un ponte ogni settimana o due ponti alla settimana nel mondo, dobbiamo aspettarci che caschino. Scusate il mio pragmatismo, ma è poi disposto a rispondere a tutte le domande che volete su questo tema, però tutto sommato la tecnica e la scienza ci dicono che questa è la situazione. L'ultima storia che vi racconto è una storia che pochi conoscono e che fa capire che oggi molti ponti sono opera di un angelo di origine svizzera e non del diavolo. Tony Ruttmann è chiamato il Suizo perché ha operato molto nell'America spagnola, lo svizzero, e costruisce i ponti per chi li chiede, ovviamente nelle situazioni più povere del mondo. Sono in larga misura ponti sospesi, di piccola dimensione, attraversano torrenti, ma permettono a un villaggio di scambiare merce con un altro villaggio. Permette, laddove essenzialmente c'è ancora un'economia di scambio e magari non arriva la moneta,
permette ai bambini di attraversare il torrente e di andare nella scuola del villaggio vicino, e così non tutti i villaggi devono avere una scuola. Permette alle persone di attraversare e di continuare a attraversare quello che la natura, in fondo, tutto sommato, costituisce un ostacolo, quello che Dio ha creato separato. Costruire un ponte insieme a Tony è una grande festa per uomini, donne, anziani, giovani e bambini. Una delle grandi capacità di Tony è quello di coinvolgere un intero o due interi villaggi nella costruzione del ponte. E dove trova il materiale? Beh, il cemento e la manodopera la trova nei villaggi che avranno il ponte. I cavi per fare i ponti sospesi, in larga misura sono i cavi dismessi dalle funivie di noi nostre che abitiamo in paesi ricchi e che vengono cambiati per legge ogni 2 o 3 anni e a questo punto non possono più essere riutilizzati se non in opere come quelle di Tony. E così, fino ad oggi, Tony ha costruito 600 ponti per un totale di circa 30 chilometri, donando speranza, gioia e dignità a circa 1,5 milioni di persone. E ce ne fossero tanti di persone che fanno il lavoro che fa Tony. Ecco, per concludere, un pensiero che mi è venuto proprio raccogliendo queste diapositive e raccogliendo queste idee, di cui alcune ne avevo già avute anche scrivendo alcune cose su queste storie. Forse i punti del diavolo, il ponte dell'Accademia, i punti di Tony, il ponte di Genova di Renzo Piano suscitano nelle comunità sentimenti di ammirazione e di affetto molto più profondi di quelli evocati dalle sfide delle dimensioni e dalla diversità che molti progettisti inseguono. E così vi ringrazio di aver partecipato a questo evento, mi dispiace solo non avervi potuto vedere in faccia uno a uno, è la prima volta che parlo davanti a un video, tante persone come siete e vi ringrazio dell'attenzione.